Benvenuti al Museo Col di Pezzoli, oggi nelle aree nascoste, nei depositi del museo. Gian Giacomo Col di Pezzoli voleva che la sua collezione fosse incrementata e così è stato. Nei primi decenni di vita del museo sono state acquistate moltissime opere e da allora l'incremento delle collezioni è avvenuto grazie a generose donazioni di cittadini milanesi e italiani che continuano ancora oggi. Delle oltre 6.300 opere che compongono le collezioni del Museo Col di Pezzoli, che raddoppiate rispetto alla raccolta che ci è stata lasciata da Gian Giacomo Col di Pezzoli alla sua morte, circa 3.000 sono custodite nei depositi. Una minima parte per motivi di spazio e un numero maggiore di opere per motivi conservativi. Mi riferisco in particolare alle collezioni tessili e alle collezioni cartacee, materiali che sono particolarmente sensibili e fragili e che possono essere esposti soltanto per brevi periodi ogni anno e non in maniera permanente. I depositi del Museo Col di Pezzoli sono costituiti da 4 sale di dimensioni differenti le une dalle altre, all'interno delle quali abbiamo sistemato i materiali in base alle loro caratteristiche conservative, quindi creando dei microclima appositi e adeguati per la conservazione delle opere. Nella sala di maggiori dimensioni sono conservati i materiali tessili. Nella parte alta, infatti, sospesi a delle putrelle in ferro, troviamo 4 pannelli inseriti in altrettante teche, nei quali sono stati predisposti per motivi conservativi altrettanti paliotti rinascimentali e del Seicento. Negli armadi lignei sono conservati i tessili di maggiori dimensioni, ovvero gli arazzi e i tappeti. Questi manufatti sono arrotolati su appositi tubi rivestiti di materiale non acido e sono sospesi in modo da non causare degli schiacciamenti durante il periodo in cui non sono esposti. Le 3 cassettiere metalliche progettate dall'architetto Takashi Shimura permettono di conservare in maniera adeguata i tessuti di piccole e medie dimensioni. Si tratta della collezione di tessuti copti, quindi tessuti che risalgono al IV secolo d.C., che sono conservati all'interno di queste teche in teak che preservano dall'attacco di tarli e di microorganismi, cuciti con dei punti sottilissimi a questo tessuto non acido che a sua volta è fissato a un pannello rigido. Questo è uno dei modi più diffusi per conservare in maniera adeguata i tessuti antichi. In questa cassettiera sono conservati i tessuti rinascimentali, preziosissimi velluti a inferriata come questo, oppure con la griccia, decorazione a griccia come questo. È meraviglioso velluto che presenta anche delle parti in allucciolato. Qui siamo nel deposito delle armi, armature e delle porcellane che necessitano di condizioni microclimatiche abbastanza simili. Gli armadi sono tutti in metallo, costituiti da scaffali sopra i quali sono posizionate le opere a un'adeguata distanza le une dalle altre per far circolare l'aria, per evitare che cadendo per qualche ragione possano urtarsi e quindi danneggiarsi a vicenda, e con i cartellini ben visibili per individuare immediatamente gli oggetti che stiamo cercando. Tutto appoggia su materiale ammortizzante e antiscivolo.
In questi armadi, sempre metallici, scorrevoli su rotaie, si conservano le armi e le armature che non sono esposte. In questo piccolo deposito teniamo invece le ceramiche archeologiche. E poi i vetri. E i bronzetti. In questa cassettiera sono conservate invece tutte le raccolte grafiche in appositi passepartout, in cartoncino non acido e quindi in ottimo stato di conservazione. E infine i dipinti non esposti sono conservati nel laboratorio di restauro su queste griglie mobili. Sono conservate in posizione verticale, quindi la posizione ideale per la conservazione, e all'interno di questi armadi sono protette sia dalla luce sia dalla polvere.